È una grandissima responsabilità cercare di fare in modo di sapere sempre che non essere faziosi è un privilegio, è un dovere che vanno guadagnati ogni giorno. Quindi credo che questa responsabilità io, ma in generale i miei colleghi del Corriere della Sera e molti altri colleghi, cerchiamo di rispettarlo ogni giorno. Io credo ci sia bisogno di dare una bussola alle persone che sono molto disorientate e confuse da una massa di informazioni che spesso non corrisponde ai fatti. Quindi credo ci sia una responsabilità ancora maggiore, e devo dire che questo è un premio serio, per far capire qual è il giornalismo da seguire, credibile, autonomo, che dia una bussola in questo mondo un pochino impazzito. Questa era una storia dimenticata, è una storia che nessuno voleva, è una storia che io e la mia collega Alessia Raffanelli abbiamo cercato di proporre a tutti e nessuno ne voleva sentire parlare. E abbiamo fatto un lungo percorso, e essere qui oggi in un teatro con le telecamere, con una giuria che ha letto il libro e che ha capito il valore di questa storia, beh, è un grandissimo risultato, davvero. Lavorare a un'inchiesta significa crederci, ci devi credere tu innanzitutto, e poi prima di proporla agli altri devi essere tu convinto della sua forza, della necessità di raccontarla, e questa cosa noi ce l'abbiamo avuta fin dall'inizio, e quindi è stato un percorso molto lungo, molto faticoso, perché poi soldi non ce ne sono, bisogna rischiare, sempre fare tutto da soli. Però io dico a chiunque voglia fare questo mestiere, la parte più bella di questo lavoro è proprio quando scavi, quando scopri le cose, quando ti addentri nelle storie, nelle vite degli altri. Per farlo ci vuole tanto impegno, tanto coraggio, però è la parte anche più divertente di questo lavoro, per cui vale la pena e non bisogna mollare mai. Tanto è un grandissimo onore, perché il premio Stenze è un premio dove ci sono tutti i grandi del nostro giornalismo, e basta scorrere Albo d'Oro. Sono molto felice, perché questo libro è stato una scommessa, e come sanno tutti quelli che scrivono libri, è costata molta solitudine. In questo caso la solitudine è stata in qualche modo doppia, perché mi sono inoltrato in una vicenda familiare che in qualche modo comunque non conoscevo, e che soprattutto mia madre voleva che io non raccontassi, perché si vergogna delle proprie origini, i poveri si vergognano, chi è stato povero da giovane si vergogna delle proprie origini. E quindi, che dire, sono molto felice, non me l'aspettavo, e penso che valga sempre la pena credere nei propri progetti, nelle proprie idee, e lavorare duro per questi progetti e per queste idee. Il premio è partito in un periodo in cui eravamo tutti a casa, quindi ci parlavamo solo attraverso la fibra ottica. Oggi poi ci siamo visti di persona, abbiamo preso coraggio. Prima avevo progettato il premio Stenze solo digitale, dopodiché l'abbiamo messo in parallelo con sul campo, rivoluzionandolo nei modi, nella forma, e sono contentissimo perché tutto ha funzionato perfettamente. La squadra ha funzionato benissimo, la comunicazione è stata perfetta, e soprattutto i giornalisti sono rimasti molto coinvolti, perché hanno avuto più spazio, più tempo, si sono espressi meglio, quindi non hanno avuto la sensazione di un incontro fugace di 2 minuti, una battuta, un premio veloce e via tutti a mangiare la pizza. Ecco, questa volta è stato un premio vero, una discussione vera anche questa mattina, una preparazione dei giorni scorsi, un grande approfondimento che ha dato prima di tutto gusto proprio agli addetti ai lavori, ai giornalisti. Per me è fondamentale questo, perché è la qualità del prodotto, poi si può impacchettare come si vuole, ma la qualità è fatta prima di tutto dalla musica, e la musica in questo caso è la letteratura, sono le parole, sono gli autori.
fortissimo legame degli imprenditori di Ferrara, che sono i promotori, i sostenitori da tanti anni di questa bellissima iniziativa culturale. Però un tema che ho trovato interessante, che è quello da cui sono parlata, lascia perdere, insomma, sì? Capita anche ai medici di farlo, se sì, non è così. Ma Giacomin, grazie. Grazie a Silvia Bencini. Il giornalismo, il pensiero critico, la libertà di pensiero di impresa. Per noi l'articolo e il critico col quale confrontare le emozioni. Morricone, pur avendolo conosciuto e anche frequentato abbastanza, lo conobbi nel L'editore del suo libro è completamente sconosciuto, è un editore degli altri molto, in cui però non approfondisci, e dopo che te ne sei occupato, di mano abbiamo realizzato insieme questo podcast. Certo, senti, servizi sociali, psicologi. Il loro lavoro, ma anche perché hanno avuto, diciamo, hanno seguito una loro strada, però hanno scelto di, invece che ascoltare... Tanto perché è stato fatto un grande lavoro d'inchiesta, e questo è anche... Situazioni ferraresi. Questo ce lo ha reso... Bisogno di quella manodopera, un populista, pochissimo, per un soffio, ma vince culturalmente. Io mi sono chiesto... Stenbach, non conoscevamo questa vicenda, eppure una vicenda che c'è tutti i giorni, l'esperienza. Quelli che saranno i progetti, perché altrimenti sì, Questelle è molto forzata, nasce più dalla collaborazione di governo che non da una reale comunanza e vicinanza. Paolo è un allora, sacco di ha cose. Ha introdotto il tema in realtà, perché la prima volta che ho selezionato, diciamo così tra virgolette, Ferrari, che ecco, è la nostra direttrice di Confindustria Emilia, oh, ringrazio. Ecco, ritira grazie, il premio. Grazie. La colubrina, grazie, la mitica colubrina d'argento. Grazie. Massimo avanti, Franco. Più avanti, più oltre le mettiamoci sedie. Qua, vieni. Io però, scusate, prima di volevo ringraziarvi innanzitutto e farvi i complimenti per aver voluto rifare il premio. Trincia con Veleno e sono Concetto Vecchio con Cacciateli, un perfetto ex aequo. Serrato c'è stato fino al momento in cui abbiamo individuato i quattro libri finalisti. E sfido il Presidente, ecco. Ci raddoppiamo anche noi due. Vi raddoppiate anche voi due con Caiumi, vi volete, a metà, mettetevi al centro. Entrambi. Eccolo, eccolo, bravo. Tutti insieme allora. Lo terremo noi, poi vi... E in fondo, in un anno dove sta succedendo di tutto, vabbè, insomma.